Un saluto a tutti, inizia oggi questa rubrica dedicata al calcio, palla lunga e pedalare. Questo sarà uno spazio di qualche minuto dedicato a personaggi e imprese sportive di un calcio di altri tempi. Probabilmente fra 20 anni ci sarà qualcuno che parlerà di una nostalgia, no, del calcio attuale, ma ora sempre di più in TV e sui social nascono pagine e blog dedicati al calcio degli anni 70, 80 e 90. E allora, in questo momento in cui dove ci mancano tante cose, tra le quali sicuramente anche guardare una partita in TV o ancora meglio giocarne una con i propri compagni o amici in qualche campo malfamato di bassa categoria, ecco, cercherò di raccontarvi una storia dando un calcio alla nostalgia. Ezio Vendrame, un vero poeta del gol, scomparso tra l'altro recentemente il 4 aprile quando aveva 72 anni. Vendrame è stato un classico 10 tecnica e fantasia, considerato il George Best italiano per la sua vita sopra le righe e la passione per le donne, per Boniperti invece era il Kempes d'Italia. Franco Scoglio disse di lui: ci sono 4 tipi di calciatori. I giocatori, e quelli li trovi un po' dappertutto, alcuni giocano a calcio ma non sanno nemmeno perché sono in campo, ecco, ti devi organizzare e fare una squadra, sono il 98% di quelli con cui lavorerai. Ci sono i fenomeni, e di quelli se sei fortunato ne alleni uno nella vita, e a me non è mai successo. Ci sono poi i fuori classe, e quelli li ho allenati anch'io, ma proprio pochi. E poi ci sono i geni, ai quali non ti azzardi nemmeno a dire nulla. Troppo facile dire Zico, Maradona, Cruyff o Pelé. Io dico gente come Zigoni, Vendrame, Rotella, Meroni, Re Cecconi, Best e Overmars. E la gente che non capisce, gli dico di fottersi e di giocare a tennis. Vendrame ha rappresentato uno dei più grandi talenti inespressi che il calcio italiano abbia prodotto negli anni 70. Ha vestito le maglie di Udinese, Spalla, Vicenza, Napoli e Padova. Fu alla fine della terza media che un medico dell'Udinese lo notò durante una partitella fra ragazzi e lo portò con sé alle giovanili. Poi a 19 anni venne ceduto alla Spalla. La città era generosa e le sue donne ancora di più, dichiarò. Dopo qualche settimana a Ferrara si invaghì di una certa Roberta, una coetanea. Per lui esisteva solo lei, tant'è che trovò il modo di fingere spasmi, coliti e acciacchi muscolari vari pur di essere esente per mesi da allenamenti e partite. Peccato che la cosa poi finì per venire alla luce. Il presidente della Spalla, Mazza, non la prese bene, anzi proprio la prese malissimo, e per punizione lo spedì a giocare nella Torres in Serie C. Vendrame è sempre stato comunque un onesto. È stato lui ad ammettere che il suo problema era la partita della domenica, perché uno già lavora sul campo tutta la settimana e quando arriva il sabato sera vuole divertirsi. E così Ezio non si tirava mai indietro quando c'era da fare l'alba tra vino e sigarette, e il problema è che il giorno dopo poi c'era la partita. Non è che fosse di riposo neanche il lunedì, perché mentre tutta la squadra, i suoi compagni riposavano, per Ezio diventava il giorno da dedicare interamente alla sua grande passione della vita, le donne. Come racconta nella sua autobiografia Se mi mandi in tribuna godo, quando nel 73 al Napoli non si fece scrupolo a soffiare una bellissima modella al suo allenatore Luis Vinicio, al quale insomma stava facendo una corte serrata, e così Vinicio per punizione lo spedì in tribuna. Spirito libero che però dietro a quella maschera da burbero, comunque Vendrame aveva grande rispetto per il talento altrui, tant'è che una domenica, attesa la fine della partita con il Milan, per correre a scusarsi con Rivera, al quale aveva appena fatto un tunnel. Durante un Padova-Cremonese, una partita molto noiosa, diciamo, Ezio prese palla e iniziò a correre verso la propria porta, scartò alcuni suoi compagni che cercavano di fermare, scartò anche il portiere e poi si fermò sulla linea facendo finta di realizzare un autogol clamoroso, dopodiché riprese a correre verso la porta avversaria. Fu proprio lì, in quel momento, che purtroppo un tifoso presente al Silvia Piani
morirà di infarto. E Vendrame, intervistato a fine partita, dichiarò: ha sbagliato lui e non io, in quanto non si viene a vedere a giocare Ezio Vendrame se si ha problemi di cuore. Ezio Vendrame non poteva entrare in nessun schema se non il suo, ed ecco che quella volta con il Padova che si trovò di fronte ad un bivio, accettare o meno una combine con l'Udinese che stava viaggiando verso la Serie B, ormai era quasi promossa, disse prima di sì. Poi andò in campo e segnò due gol, uno direttamente da calcio d'angolo. Guardò i tifosi che tanto lo odiavano e lo fischiavano e disse: guardate quella e non me, che poi vi perdete il gol. Si soffiò il naso, calciò e gol da calcio d'angolo fu. Vittoria del Padova e per l'Udinese niente Serie B. Quel giorno nelle mie tasche finirono 44.000 lire invece di 7 milioni. Ma volete mettere la soddisfazione? Cosa ci lascia Ezio Vendrame? Ezio Vendrame ci lascia una dozzina di libri, solo in parte pubblicati, e almeno una trentina di racconti brevi, racconti di poesie sotto falso pseudonimo, alcuni addirittura non li firmò neanche. Di lui vi consiglio Una vita in fuorigioco, Calci al vento e Se mi mandi in tribuna godo, che si trovano e che devono essere letti possibilmente ai bambini, i quali pensano che il calcio sia solo un lavoro che rende miliardari e invece non è nient'altro che il gioco più bello del mondo.